Anunnaki significa coloro che dal cielo arrivarono sulla terra. Nibiru è il pianeta da cui provengono gli Anunnaki. Ci sono prove fisiche, che io svelo nel mio libro, che possono essere verificate. Un sapere antico che lega il passato remoto al nostro presente e all'imminente futuro. Un sapere oggi rivelato in grado di sconvolgere tutte le nostre certezze e di rivoluzionare la nostra esistenza. Loro stanno per tornare in quest'era zodiacale dei pesci. Una vita intera di studi e 14 libri. Così Sitchin ha delineato una storia alternativa dell'umanità, fatta di dei in carne ed ossa che hanno interagito con l'essere umano fin dall'origine. Se noi esistiamo, è grazie a loro e al loro pianeta. La maggior parte delle persone crede che io abbia inventato Nibiru. Perché prima che iniziassi a scrivere di questo pianeta e di cosa sia, e a dire che qui provenivano gli Anunnaki, nessuno ne sapeva nulla. Se chiedevi a qualcuno, Nibiru? Il fatto è che Nibiru è il nome di un pianeta che è citato più e più volte, centinaia di volte, nei testi astronomici della Mesopotamia. Non c'è dubbio che queste popolazioni migliaia di anni fa conoscessero Venere, Marte, Giove e così via. Ma all'interno della loro lista d'osservazione c'era anche il pianeta Nibiru. I cieli della Mesopotamia ci sarebbero dunque apparsi così. Qui, nella terra tra Tigre ed Eufrate, 6.000 anni fa nacque la prima civiltà, quella sumera. E proprio qui sarebbero atterrati in epoche ancora più remote le astronavi aliene e gli extraterrestri avrebbero rivelato ai sumeri i segreti dell'universo e del sistema solare, come dimostrerebbe questo sigillo conservato a Berlino. Questa raffigurazione, per me che sono un profano, rappresenta il sistema solare, con il Sole al centro e i pianeti intorno. Questa è la riproduzione del cilindro cilindrico. E questo è come noi conosciamo oggi i pianeti se li mostriamo nello stesso modo. Con una grande differenza. Proprio qui, tra Marte e Giove, c'è un pianeta in più che è mostrato sull'antica raffigurazione. Questo è Nibiru, che percorre una grande orbita ellittica una volta ogni 3600 anni all'incirca. Quindi, una volta ogni 3600 anni, questo pianeta si avvicina a noi. Non mito dunque, ma realtà. Interpretando letteralmente le tavolette in cuneiforme, Sitchin rispiega la nostra storia. A partire dalla formazione del Sistema Solare, Nibiru, quasi 4 miliardi di anni fa, spaccò in due un preesistente pianeta chiamato Tiamat. I frammenti formarono la fascia degli asteroidi. L'altra metà divenne la Terra, inseminata dai mattoni del DNA già presenti su Nibiru. E da lì, milioni di anni dopo, sarebbero arrivati i primi coloni alieni. Che pianeta è Nibiru? C'è stato un grande dibattito. Un prete gesuita, un astronomo, disse che Nibiru era semplicemente l'altro nome del pianeta Giove,
E ce n'era un altro, altrettanto importante, che disse: No, Nibiru è l'altro nome di Marte. Marte era un pianeta senza vita, senza acqua né aria. Quindi loro non potevano arrivare da lì. E cosa dire dell'altra idea? Che arrivassero da Giove. Vengono da lì? Ma Giove è un pianeta molto torrido e gassoso, non c'è superficie solida. Come poteva essere? Allora, io cercando e ricercando, ho studiato sempre più, e più studiavo, e più mi sembrava impossibile. Non possono provenire né da Marte né da Giove. Questa è la vera storia, Sabrina. Una notte prima di andare a dormire, mi sono seduto sul letto e ho detto: se esistete, te ditemelo. Che pianeta è? Poi mi sono svegliato nel mezzo della notte e avevo la risposta. È un altro pianeta, oltre Giove e Saturno. Ho preso subito tutto il mio materiale e mi son detto: certo, questa è la risposta. Poi ho cominciato a capire tutti i testi sumeri. Esiste un lungo racconto su 7 tavole chiamato L'epica della creazione. E tutto si chiariva non appena ho capito che Nibiru era un pianeta in più all'interno del nostro sistema solare. Gli alieni dunque non sarebbero poi così lontani. Li cerchiamo nello spazio più profondo, li immaginiamo in altre costellazioni o in altre galassie. E invece, dal punto di vista cosmico, starebbero dietro l'angolo. Per civiltà tanto evolute, il viaggio dalla periferia del sistema solare a noi è un gioco da ragazzi. E forse proprio giocano con noi. Si mostrano e scompaiono, non si rivelano mai del tutto. Eppure, negli ultimi 60 anni, gli avvistamenti nei cieli si sono moltiplicati a livello esponenziale. Oggi sono centinaia ogni giorno, in ogni angolo del globo, dall'Australia agli Stati Uniti, dalla Cina alla vecchia Europa. Oggetti volanti non identificati che brillano nella notte o si palesano in pieno giorno, quando meno te lo aspetti. Ecco, ad esempio, le immagini del vulcano islandese che ad aprile e maggio, con la sua eruzione, ha paralizzato gli aeroporti per molti giorni. Un sorvegliato speciale, ripreso in continuazione dalle telecamere. Ma in questo filmato compare qualcosa di insolito. Una luce che si muove sul cratere. Una luce intelligente, visto che va avanti e indietro. In queste altre immagini l'oggetto misterioso ha una forma ben nota. È allungato, discoidale. Ricorda tanto un classico UFO. Falsificazioni, manipolazioni. In questo ambito non lo si può mai escludere, ma un altro filmato sembra confermare il mistero. È un filmato ripreso dall'agenzia internazionale Reuters e diffuso a tutte le TV del mondo. Un girato professionale che nessuno sicuramente ha alterato, ma nelle immagini appare un dettaglio strano. Dove la nube di cenere è più densa e incandescente, dove nessun aereo può nemmeno avvicinarsi, qualcosa sta volando. Sembra un triangolo, o meglio una V rovesciata, formata da tanti punti bianchi, molto ampia e sospesa sulla bocca del vulcano. Che cos'è? Non abbiamo una risposta, ma la forma riporta ad un avvistamento molto simile mai spiegato. Nel 1997, a Phoenix, in Arizona, centinaia di persone videro per alcuni lunghissimi minuti luci che poi si spensero ad una fino a sparire nel silenzio più assoluto. Sfera
sfere, cerchi, dischi, cilindri, triangoli, forme diverse ma che riempiono sempre di stupore e di dubbi quando le vediamo spuntare in cielo. Ci incuriosiscono. Adesso si mette in formazione da tre, guarda come sono tre. Come fanno a essere stelle? Si muovono. Appunto, sta volando, sono oggetti volanti. A volte ci spaventano. No, non è un aereo, quello è un UFO. È un UFO! Quasi sempre però non capiamo. Non capiamo fino a che punto sia illusione o realtà. Se siamo noi a voler credere ad ogni costo o c'è davvero qualcosa di ignoto ancora da chiarire. A tutte le latitudini guardiamo, filmiamo, ci interroghiamo. Sono davvero astronavi che arrivano da altri mondi? Gli UFO esistono? Hanno a che fare con i nostri antichi visitatori, gli Anunnaki? È possibile, possibile. Io non ne ho mai visto uno, ma può essere. Non lo so. Tutto quello che so è che se la porta si aprisse ora ed un giovanotto entrasse, molto agitato, e dicesse: non puoi credere a quello che mi è successo, ma mi è successo davvero. Stavo andando da dovunque si voglia, da a Milano a Verona, e mi sono addormentato in un campo. Sono stato svegliato da un rumore e dalle luci. E ho visto un UFO, un'astronave. Delle persone che scendevano e salivano, su e giù, con una scaletta. E in pochi minuti, puff, sparito. Ci sta raccontando una storia vera o no? Questo è il racconto di Giacobbe nella Bibbia.